che interessa a te, Camillo, eh. Non so se lo sai, ma io effettivamente sono nella categoria dei pesi leggeri. Però non sei dentro questo match. Allora, non iniziare già a mettere l'intera la piaga per favore. Io sono l'unico in SW per non aver avuto neanche il match per la title, per avere una title show per pesi leggeri. Uno che invece ha avuto la title show, ha avuto un titolo dei pesi leggeri, due titoli di coppia e dopo Panzero. Io non so veramente perché Panzero sia in scala di questo match. È l'unico molto tra i contendenti che non c'entra niente. Si chiama Panzero. È ridondante questa cosa. Lo diciamo sempre, lo dico sempre anche con Tom Cash. Panzero ha lavorato duro, ha lavorato sodo per arrivare qui ed ha ottenuto i risultati. Lavoro, dedizione, passione. C'è da dire che effettivamente un rematch se lo merita per questo titolo, visto come è andata l'ultima volta con Cass. Vediamo se effettivamente saprà sfruttare, anche se ho dei seri dubbi, eh. Però quindi ha tre avversari davanti, ha il 25% di possibilità di vittoria. I numeri non mentono, De Ras. I numeri non mentono, vediamo qua Biolli, il nostro grande arbitro delle grandi occasioni, e poi della giacchetta Panzero. Si comincia, siamo pronti per il secondo partecipante. Qua abbiamo un altro wrestler che forse è fin troppo leggero per questa categoria. Altro che peso più mai. Peso zoom. Il peso zoom è una categoria a parte. Facciamo una cintura solo per lui, così ce l'ha. Zoom oggi, a quanto sembra, dall'ingresso è da solo. Non è accompagnato dal suo amico Spencer. Sì, si vede che questa sera li aspetta un match singolo. Vuole cavarsela da solo, vuole dimostrare che si merita sempre gli esterni in questo video. Allora, io ho sempre dato fiducia al Zoom, ha sempre fatto grandi match, grande atleta, leggerissimo, comunque punta sempre sulla velocità, però non è mai riuscito a fare quel salto in più nella categoria dei pesi leggeri e nella categoria di coppia. Chi lo sa, magari con 10 kg in più questo passaggio riusciamo a fare. Andiamo da mangiare a Zoom, magari qui di Palermo dopo il cibo, ma lui si nutre dell'amore del pubblico. Tutto dalla sua parte insieme a Panzero. Sono contento effettivamente, mi hanno detto. Senti San Paolo d'Argo come lo chiama. Questo è uno che mi fa paura. Qua abbiamo un effettivo ex campione dei pesi leggeri che ha battuto Panzero, quindi c'è anche proprio della rivalità tra di loro, perché non è finita bene. Che poi non so se noti la sua maglietta, però è molto cattiva, arrabbiata. Adesso non me la posso citare, ma basta leggerla. Beh, da lui non mi aspetterei nient'altro. Anche lui, due volte campione di coppia, due volte campione dei pesi leggeri. Un personaggio con più esperienza dentro questo match. Ha sicuramente un bagaglio tattico molto violento ed è forse quello che mi piace di questo wrestler. Lui effettivamente potrebbe detronizzare l'attuale campione di Firenze, poi perché ha un piccolo conto in sospeso dopo lotta ad alta quota. Vediamo qua Cassi che non si fa male da nessuno, a particolar modo da quindi ha ragione, è tutti contro tutti, nessuna alleanza per lui, assolutamente. Apparizione dopo lotta ad alta quota, dopo la vittoria del titolo dei pesi leggeri. Ha accompagnato dal grandissimo Doty Fishal, il
campione dei pesi leggeri, autore anche della musica di ingresso della sua discografia. Ma sono bravi, sono bravi questi ragazzi. Senti, innovazione, ma io penso di non aver mai sentito un'innovazione così grande come quella di Casco. Grandissimo pubblico, grandissimo vince, grandissimo fine dentro. Vabbè, a Castro giocava in casa e il pubblico era al 100% dalla sua parte. L'ovazione che c'è stata al conto di ingresso era incredibile. Poi dall'altra parte aveva Marco Cassi, che già non è amato, di più Bergamasco, la Brescia non scorre buon sangue tra Brescia e Bergamasco, punto. No, proprio no. Chissà, però sono curioso di vedere come si comporterà adesso Cassi con Freddy, perché è la prima volta che si incontrano dopo Castro. Esatto, tra l'altro devo chiedere a qualche stalker di portarmi un po' di soldi. Ma assolutamente sì, uno lavora gratis e vorrei almeno 4 banconote da 100 soldi. Ci prendiamo da mangiare dopo lo show, insomma, mica male. Quindi, zoom, Panzero, Hardcore Cassi e Nick Freddy in palio, il titolo dei pesi leggeri. L'arbitro, l'abbiamo già detto, Violli, che... Cassi reclama subito il titolo di pesi leggeri. Effettivamente era suo. Era suo. Prima di Panzero, poi di Cassi e infine di Nick Freddy. Effettivamente, se dobbiamo trovare chi è la persona che non c'entra niente con questo match, è Zoom, perché è l'unico che non è mai stato campione di pesi leggeri. Quindi guarda come parte Hardcore Cassi. Giustamente, abbastanza ansioso Hardcore Cassi su Zoom e su Panzero. Bloccato, cioffissima di Zuma, e anche Panzero mette la sua firma sul petto di Hardcore Cassi. Hanno capito che quello più pericoloso è proprio Cassi. Guarda Nick Freddy come prende la rincorsa uppercut. Iniziamo alla grande Fight Forever. Tra virgolette culata. Prova lo schienamento Zoom, attenzione Panzero, era girato di spalle. Ricordiamoci, è un fatto core, non ci sono alleanze. Non ci sono alleanze, non ci sono squalifiche, conteggi. Sì. Il primo che schiena l'avversario vince, punto. Attenzione Panzero, prende di forza. Curato. Grazie Cassi, non ce l'avrei fatto vedere un'altra panzata. Botto dentro e fuori dal ring, da una parte abbiamo Zoom e Freddy, dall'altra Hardcore Cassi e Panzero. Attenzione Freddy, prende la rincorsa. Su Hardcore Cassi bloccato. E attenzione qui, continua la battaglia fuori dal ring. Ancora. Sì, perché Zoom invece è sul paletto. Secondo vuole fare Zoom sulla terza corda. Attenzione Mora. Pazzesco. Cita il suo tag team partner con una swanton bomb sui tre wrestler fuori dal ring. Ricordiamo i tag team partner nei double speed. Spencer, attenzione Zoom, vola ancora. Freddy, bello abile. Attenzione Freddy, sfrutta la velocità. Ancora Freddy, ci siamo. Giù schienamento, uno, due. Sono conto di due, primo schienamento di Fight Forever. Oh, come siamo partiti alla grande qui, Flamengo. Oh, Swing Blade, incredibile. E ora è devastato. Cassi approfitta della distrazione di Freddy. Siamo già pronti a chiudere, 1-2, Panzero salva al 2. Adesso si ritrova faccia a faccia con il suo nemico principale. Attenzione, che terminazione, no? Atomic Drop. Tanta attenzione, Freddy dalla terza corda. Atomic Drop anche a lui. Al volo questo deve fare malissimo. Tra l'altro guarda la schiena di Panzero, è tutta rossa. Per le corde, per le... La tensione delle corde, attenzione, va per la doppia panzata. Dio santo, non puoi vedere una panzata in un match per il titolo dei pesi leggeri. Ma intanto guarda come sono messi i due avversari, attenzione Zoom, prova lo schieramento, 1-2. Sono conto di solo conto di due da parte di Zoom. Zoom finora è quello che è andato più vicino alla vittoria comunque. Sì, non scherzando. Zitto, zitto, 4-4. Zoom blocca Panzero, è pronto per la tornata di DDT. Potenza. Sì, e Panzero finisce a terra. C'è accorcarsi dietro, riprova ad asfaltarlo senza successo. Tu c'è, calcio dell'asino e va per la ketaminizer. Attenzione, ci riprova Daniele DDT. Fantastico, incredibile, poi è finita. Due, e Freddy in
interrompe il 2. Salva in estremis, attenzione, perché è facile in un match a 4 perdere il titolo se sei il campione. Basta una distrazione, basta una piccola distrazione. Attenzione, Panzera! Pronto, 1, 2, super kick! Quindi non ci va leggero per interrompere lo schieramento. No, 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 no. Attenzione, c'è troppo Phenomenizer su Nick Freddy, è finita. 1, 2, entrato! 2,99! C'è un flashback del Vietnam per Arthur Cassi che rivive il conto di 2,99 per Freddy. Effettivamente è vero, a casto Freddy è uscito al 2,99 dalla Titanic, ci riprova su Panzera senza successo, mandato, butta fuori Cassi, blocca colpo, super kick, presa male giù a Cassi, attenzione Panzera prova per il roll up, 1-2 Copriti Panzera! Moneymaker! Moneymaker! 1, 2 e 3! Per un pelo! Il Freddy mantiene il titolo dei pesi leggeri! Bel match, un rapido scambio di colpi tra tutti e quattro avversari. Fortunatamente non ha vinto Panzera, era l'unica cosa che gli interessava. Bravo di Freddy a mantenere il titolo in questa occasione. Freddy qua ha usato la struttura, quello che doveva fare era usare la struttura, ce l'ha fatta, ha ritirato una Moneymaker su Panzera. Guarda, guarda gli sguardi, non l'ha presa benissimo al Cassi, perché non è stato lui adesso, e qua Freddy ribadisce il 2-0 a Cassi, qui brucia, che mantiene la sua prima difesa titolata. Complimenti a Freddy, complimenti anche agli altri ragazzi